The New Stories. La tua informazione libera. Un uomo ha aggredito l'ex fidanzata, di 35 anni, con un coltello e successivamente si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta a Chioggia. È stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a rendere nota la tragedia. Secondo le prime informazioni, la donna è fortunatamente fuori pericolo di vita, mentre l'aggressore è deceduto. L'episodio si è verificato in strada intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 10 maggio. Entrambi erano dipendenti di Veritas, la società che gestisce i rifiuti. Secondo le prime indagini, l'uomo avrebbe prima aggredito l'ex partner con dei colpi e poi l'avrebbe colpita con il coltello. Attualmente, la donna è ricoverata all'ospedale Angelo di Mestre. Le informazioni sul tentato femminicidio sono ancora limitate, ma le forze dell'ordine, dopo aver assistito la donna di 35 anni, stanno conducendo tutte le indagini necessarie sul luogo dell'incidente. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore, in seguito al progresso delle indagini. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.